Allora, seconda parte un po' più pratica, quindi finora abbiamo visto, se volete, la teoria, quali sono, che cos'è un caso d'uso, quali sono, le sue componenti, adesso vediamo un po' più nel dettaglio come andare a scrivere, i casi d'uso. Il cuore del, caso d'uso, abbiamo detto, è il main success scenario. Quindi lo scenario di successo principale, quello che porta l'attore, il cui obiettivo si vuole soddisfare, a raggiungerlo. Che cosa succede? Cosa descrivo nel main success scenario? Allora, l'interazione tra due elementi, quindi in realtà non è due attori, ma due, lasciatemelo correggere al volo. Tra due entità, normalmente l'attore è sistema. Quindi, ad esempio, il cliente inserisce l'indirizzo. Se il livello di dettaglio è questo, in generale il livello di dettaglio è un po' più alto, quindi non vado a dire esattamente cosa inserisce, comunque faccio un elenco delle informazioni che vengono inserite. Posso avere dei passi di convalida in cui il sistema fa qualche verifica. Questo sistema convalida nome utente e password. Ricordatevi che io scrivo convalida e non verifica se, perché sto descrivendo il caso successo principale. Oppure posso andare a descrivere un cambio di stato interno. Ad esempio, nel caso del bancomat, sottraggo la somma erogata dal bilancio del conto. Quando parlo di dettagli e modifiche di stato interno, devo stare molto attento a non fornire troppi dettagli o comunque fare riferimento a dei concetti che siano chiari, altrimenti rischio di andare a vincolare troppo la fase di progettazione. Quali sono le linee guida per andare a scrivere i passi? Allora, usare fondamentalmente una grammatica il più semplice possibile. Soggetto, verbo, complemento oggetto e eventualmente una subordinata. Le frasi sono tutte attive. Quindi non il sistema o l'attore viene sollecitato. Il sistema chiede all'attore. Bisogna mostrare chiaramente chi ha in mano il pallino del gioco. Se immaginiamo il caso d'uso come il sistema e l'attore che si lanciano la palla a vicenda, bisogna capire chi ha la palla e chi la sta lanciando a chi. Deve essere scritto da un punto di vista esterno, quindi non devo pormi nei panni dell'attore e neppure del sistema. Quindi il punto di vista deve essere terzo, per cui tutte le frasi saranno ovviamente in terza persona. Deve essere chiaro che il processo sta evolvendo, di che sto facendo un passo in avanti, e in generale devo andare a mostrare le intenzioni, non i movimenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che devo andare a descrivere che cosa viene fatto e non il come.
Quindi inserisce l'indirizzo, seleziona un'opzione, non scrive l'indirizzo, clicca sulla lista. Dovete immaginare che l'interfaccia utente possa essere varia, quindi l'indirizzo magari non viene scritto ma viene selezionato da una lista o viene inserito automaticamente dal sistema. Quando ho una lista, magari la scelta non la faccio andando a fare un click, la faccio usando i tasti, oppure ho un'interfaccia di tipo touch, quindi in realtà non faccio un click ma faccio un'operazione diversa. Quindi io voglio selezionare un'opzione, il come la faccio, cioè i movimenti che faccio, le singole eventi, azioni sull'interfaccia utente non devono rientrare nel caso d'uso. Altrimenti sto facendo over specification, sto già andando a fare la progettazione dell'interfaccia grafica. Il caso d'uso deve contenere insieme ragionevole di azioni, il che vuol dire che non posso andare a scrivere che il sistema convalida il nome, il cognome, l'età, il codice fiscale, poi convalida la password, poi fa il controllo sull'età, eccetera. Certo, devo andare a descrivere una serie di azioni, una o più, limitate. Se il numero di azioni che io descrivo in un passo sono troppo lunghe, piuttosto le suddiviso in due passi, oppure cerco di descrivere in maniera più generale. Infine, io sto descrivendo il caso di successo principale. Se di successo, non verifico se l'utente ha inserito la password corretta. Semplicemente convalido i dati dell'utente. L'eventualità che i dati non siano corretti la gestisco poi nella parte di estensione. Ok, quindi mi devo mettere una prospettiva di una terza parte che osserva queste serie di scambi tra l'attore e il sistema che conducono al successo. Posso utilizzare alcune idiomi standard per andare a identificare delle tempistiche, per cui posso dire in qualunque momento, questa ad esempio è una condizione che può avvenire nelle estensioni, oppure non appena, per indicare che in realtà non c'è un tempo, ma non appena viene fatta un'azione si prosegue. Posso anche andare a dire che un'azione dell'utente scatena un'interazione tra il mio sistema e un sistema esterno, quindi un attore di supporto che in realtà non è un attore umano ma è ad esempio un legacy. Posso fare ripetizioni, quindi ripeto una sequenza di passi finché non si verifica una condizione. Oppure posso andare a indicare che alcune azioni vengono eseguite senza un particolare ordine in parallelo. Se non dico nulla, le azioni una dopo l'altra si intende che vengono eseguite in sequenza, quindi passo 2 dopo il passo 1. Passo 3 dopo il passo 2. Se questo non è vero, quindi le azioni possono avvenire in un ordine qualunque, eventualmente in parallelo, devo dirlo esplicitamente. Esempio.
altra storiella da cui dobbiamo provare a scrivere un piccolo caso d'uso. Qui dobbiamo scrivere semplicemente il main success scenario. Allora, Mary porta le sue due figlie all'asilo mentre va al lavoro e passa ad un bancomat, inserisce la carta, inserisce il PIN e seleziona fast cash, quindi contante veloce. Inserisce $35 e il bancomat gli restituisce una banconota da 20 e 3 da 5, più una ricevuta che riporta il suo saldo dopo ovviamente l'addebito di $35. A questo punto l'ATM fa un reset dello schermo in modo che l'utente, Mary in questo caso, non si debba preoccupare di attendere la fine della transazione, ma possa andare via tranquillamente, senza preoccuparsi che qualcuno faccia un'operazione sul suo conto. Come posso andare a descrivere questo scenario utilizzando una serie di passi? Ricordatevi, frasi semplici, soggetto, verbo, complemento, oggetto, più, attive, mostrare chi fa che cosa e chi passa il controllo a chi. Un esempio di come posso scriverlo. Uno dei tanti, quindi non è l'unica soluzione, ma è un'indicazione di come potrei scrivere questo scenario di successo principale. Il cliente passa la carta nel lettore. Il bancomat legge l'identificatore della banca, il numero del conto e li convalida con il sistema informativo centrale, il mail computer. Il cliente inserisce il PIN, l'ATM convalida il PIN, il cliente seleziona fast cash e inserisce un ammontare che è un multiplo di 5. Il bancomat notifica il sistema centrale, la cifra viene sottratta e sempre l'ATM riceve un ok più il nuovo saldo. Il bancomat rilascia il contante e una ricevuta che fa vedere il nuovo saldo. Il bancomat registra la transazione. Ok, questo è un esempio, poi ci sono alcune varianti. Ad esempio, qui volendo si può mettere un passo 9 che è l'utente preleva il denaro magari prima del lotto, perché se il cliente non preleva il denaro di solito il bancomat non registra la transazione ma lo riprende indietro. Okay. A parte questo non ci sono molte altre varianti. Quindi è una serie di interazioni. Le azioni vengono fatte o dal customer o dal bancomat e i due si passano la palla. Prima tocca uno e poi tocca all'altro.
Le frasi sono estremamente semplici e sintetiche. Il numero di passi è limitato. In generale, per capire se lo scenario di successo è troppo sbrodolato, troppo sintetico, tenete presente che i limiti di riferimento sono che i passi dovrebbero essere da 3 a 9. Se voi scrivete un caso d'uso con 2 passi, ecco, probabilmente quel caso d'uso non ha molto significato, salvo in casi eccezionali. Se voi scrivete un caso d'uso con più di 9 passi, probabilmente state entrando troppo nel dettaglio. A questo punto, o suddividete il caso d'uso in 2 parti, oppure prendete alcune sezioni che sono troppo dettagliate e le andate a mettere dentro un caso d'uso di livello inferiore, tipo subfunction. Se supera i 9 passi, il caso d'uso diventa di difficile lettura. Quindi viene a cessare il suo scopo principale, comunicare che cosa fa il sistema. Comunicare cosa fa il sistema sia al cliente che all'eventuale progettista. Quindi, se è troppo lungo la sequenza, è difficile sia da parte del cliente che evidentemente poi da parte dei progettisti andare ad afferrare bene che cosa fa il caso d'uso. E quindi il caso d'uso non serve più il suo scopo. In uno scenario di successo principale, ogni passo in realtà è come se fosse una specie di sotto-obiettivo. Quindi, passare la carta nel lettore, inserire il PIN, selezionare fast cache, selezionare la cifra, prelevare il contante, okay? Sono tutti sotto obiettivi, chiaramente di livello molto basso, che devono essere raggiunti man mano per poter alla fine raggiungere l'obiettivo principale, che è quello di ritirare il contante con la modalità fast cash. Ciascuno di questi sotto-obiettivi può essere raggiunto, ed è il caso descritto nel scenario principale, portando alla fine al successo, oppure potrebbe essere fallito. E quindi si aprono tutte le varie alternative. Quindi, a partire dal mio goal, io posso avere un caso principale in cui tutti i miei sotto-obiettivi, i vari passi, hanno successo e quindi mi portano al successo. Posso avere altre sequenze in cui i vari passi falliscono e quindi io l'obiettivo non lo raggiungo e ho un fallimento. Posso anche avere dei casi in cui invece di seguire una certa sequenza di passi ne seguo un'altra, ma arrivo comunque al successo. Quindi nelle extension io devo andare a considerare tutte le possibili alternative, sia percorsi alternativi per raggiungere successo, sia condizioni anomale di fallimento che mi portano a non raggiungere l'obiettivo. Quindi in questa specie di figura o pantaloni a righe, una riga rappresenta il main success scenario, tutte le altre rappresentano invece altri sviluppi degli eventi che mi portano o al fallimento o al successo, ma tramite percorsi alternativi. Se volete,
il mensa sessenario, quindi la prima striscia, mi descrive quello che è il caso nominale, come le cose immagino dovrebbe andare di solito. Poi devo descrivere come le cose potrebbero andare bene seguendo altre sequenze di eventi e come invece potrebbero fallire. Ecco, se da un lato, una volta che io ho capito cosa fa il sistema, è relativamente facile andare a scrivere come il mio sistema raggiunge, cioè il mio attore raggiunge il successo, il suo obiettivo, è invece decisamente più complesso andare a identificare tutte le altre condizioni che mi portano a percorsi alternativi oppure al fallimento. Quindi, quando io ho descritto il main success scenario, sono grosso modo a metà del lavoro, forse meno. A questo punto devo andare a identificare quelle che sono le estensioni. Come faccio a identificare le estensioni? Se ho un cliente, ho un team di sviluppo, faccio brainstorming. Quindi cerco di scambiarmi le idee e cercare di trovare tutte le possibili alternative. Quali sono le alternative tipiche che devo considerare? Allora, percorsi alternativi che mi portano al successo. Quindi io posso fare le cose in un modo, ma eventualmente posso anche seguire un altro percorso. Devo considerare i casi in cui l'attore primario si comporta non in maniera corretta. Quindi non fa quello che io mi aspetto. Ad esempio, clicca OK prima di aver inserito i dati. In un sistema web magari fa il back nel browser e quindi torna alla pagina precedente. Oppure inserisce a mano un indirizzo che non è quello che corrisponde al passo successivo, ma un altro all'interno del mio sistema. Un'altra condizione tipica che spesso devo andare a considerare è l'inattività da parte dell'attore principale. Cosa succede? Se pensate a un'applicazione web, la sessione normalmente ha una durata. Se io cerco di fare un'operazione quando la sessione è scaduta, cosa fa il mio sistema? Ragionevolmente dovrei prevedere una estensione che mi dica cosa succede in quel caso. Poi, se nel mio scenario di successo principale ho messo dei passi di convalida, devo andare a prevedere per ciascuno di essi il caso in cui la convalida vada non a buon fine, abbia un esito negativo. La risposta non appropriata, quindi il mio attore fornisce delle informazioni che non sono quelle attese o comunque non sono appropriate. Devo considerare anche un fallimento interno, che sia in un qualche modo prevedibile. Prevedibile perché ricade in una serie di errori standard. Tornando al nostro classico caso del bancomat, alcuni errori classici prevedibili sono: ho esaurito il contante, ho esaurito la carta per stampare le ricevute, questi ovviamente sono condizioni anomale ma sono chiaramente prevedibili.
A fianco a queste ho una serie di condizioni che invece sono difficili da prevedere, comunque non sono normali, quindi il sistema non funziona, la connessione con il sistema centrale non funziona, si è danneggiato il database, non trovo le informazioni. Quindi ho tutta una serie di eventi che invece non sono prevedibili. E poi posso avere dei fallimenti dovuti a problemi di prestazioni. Un caso tipico è: faccio un'interrogazione sul database oppure faccio un'interrogazione a un sistema remoto e il tempo di risposta diventa infinito. Di conseguenza ho un fallimento anche nei confronti dell'utente che si aspetta una risposta. Ecco, questi sono alcuni esempi di condizioni, se vogliamo una lista iniziale da cui partire per andare a identificare tutti i casi anomali. A questo punto, identificate queste condizioni, devo andare a esprimere la lista delle condizioni che il mio sistema è in grado di rilevare. Attenzione anche a come scrivete le condizioni. Le condizioni devono essere scritte in maniera tale che il sistema sia in grado di rilevare. Per cui ho un timeout nell'inserimento del PIN, che è un qualcosa che ha senso ed è rilevabile dal sistema. Il cliente si dimentica il PIN, invece è una condizione che ovviamente il nostro sistema non è in grado di rilevare. Devo anche ricordarmi di andare a mettere assieme, diffondere tutta una serie di condizioni che sono equivalenti. Quindi se più condizioni tutto sommato sono identiche, le posso fondere assieme. Piccolo esercizio, vi lascio un paio di minuti per pensare a tutte le condizioni che potrebbero avverarsi, condizioni anomale, che potrebbero avverarsi durante le operazioni con un banco. Vi metto la lista di casi tipici da cui partire. Sulla slide c'è scritto brainstorm, quindi non solo è consentito, ma è consigliato consultarvi tra di voi, cercare di confrontarvi. Allora, le cose prevedibili devono essere soltanto eventualmente. Immaginare le condizioni.
l'esperienza che lui riesce a fare è nella lotta. La gestione è un passo successivo, perché si tratta di pensare alla gestione della vista. Poi se ricordi, cosa vuoi fare se si tratta di questi problemi, è un passo successivo. Allora, la condizione anomala: l'utente prende a testate il banco, la metto o no? No, perché tendenzialmente il banco non è in grado di rilevarla, ok? Se invece il bancomat avesse il tilt come i flipper, allora magari ce lo metto, o qualcosa di questo tipo, ma metto qualcosa che sia rilevante, che sia rilevabile dal bancomat, altrimenti dal bancomat, dal sistema che sto trattando, altrimenti non ce lo metto. Sì, è vero. Allora, sì, però se pensiamo al caso tipico del bancomat, quello è un evento, certo, potrei anche per me essere una cosa molto rilevante e dire che voglio in qualche modo rilevarlo. Sì. In ogni caso, se avessi il rilevatore, è vero, non posso metterla soltanto a testate, ma dovrei mettere anche a calci, a pugni, a sprangate, eccetera eccetera. A questo punto, se ho messo prende a calci, a pugni, a sprangate eccetera, mi accorgo che in realtà sono tutti analoghi e quindi li metto assieme, però inizialmente li posso anche mettere tutti senza preoccuparmi di andare il raggruppamento, lo faccio poi dopo, escludendo il caso estremo dell'utente che prende la testata del bancomat. Questa potrebbe essere una lista. Il lettore è rotto oppure la carta è rovinata. In realtà questi due sono messi assieme, questi due eventi che originariamente potrebbero essere distinti, anche perché non è detto che io sia in grado di distinguerli.
Okay? È difficile che ci sia un meccanismo di diagnosi che mi che sia in grado di capire se il lettore è rotto oppure la carta è rovinata. Scusate. La carta è per una banca che non è valida. Oppure avete usato il tesserino del Politecnico per cercare di prelevare. Quindi la carta non è una carta bancaria. Il PIN non è corretto, e questo è il classico a cui siamo abituati tutti, e che è probabilmente il primo che viene in mente. L'utente non inserisce il PIN in tempo, quindi c'è un timeout che scade. Il bancomat non funziona, è giù. L'host computer, quindi sistema remoto, oppure la rete non funzionano. Non c'è denaro sufficiente nel conto. Il cliente non inserisce la cifra richiesta in tempo. Non è un multiplo di 5, se pensiamo al caso del fast cash. Ma anche dei bancomat normali, visto che erano di solito banconote e non monete. La somma richiesta è troppo elevata. Esiste un limite che può essere prelevato, e se io inserisco manualmente una cifra che è troppo alta, il bancomat non me la dà. La rete o il sistema remoto vanno giù durante la transazione. Quindi è diverso dal caso in cui il bancomat sa che il sistema non è remoto, non funziona, oppure che la rete è inattiva e quindi probabilmente non vi lascia neanche iniziare, dal caso in cui arriva la transazione e il sistema va giù, quindi rilevo qualche malfunzionamento. Non ho contante sufficiente, l'erogatore del contante non funziona, quindi si inceppa, la carta delle ricevute è esaurita, oppure anche questa si inceppa, il cliente non preleva il contante dall'erogatore. Allora, queste sono condizioni già un po' raggruppate, sono tutte condizioni che possono essere verificate e quindi a cui il sistema può rispondere. Che cosa fa il sistema a fronte di queste condizioni? Beh, dovremmo andarlo a decidere. Ma, ripeto, è importante separare le due fasi. Prima capisco cosa può andare storto e poi decido o capisco come gestire questa situazione. Un piccolo esempio di caso d'uso: abbiamo questo sistema che si chiama LBBS, che è un sistema che permette di andare a prendere, a registrare i prestiti in una biblioteca. L'idea è che invece di passare da un impiegato umano, registro con un lettore i libri che prendo in prestito e lo faccio da solo in automatico. Quindi il caso d'uso è checkout books, quindi registro i libri in uscita. Lo scope è il nostro sistema, okay? Non c'è molto da discutere. Il livello è user goal, quindi io voglio, come utente, registrare i libri che prendo in prestito, e quindi questo è il mio obiettivo. L'intenzione dell'utente è fare il checkout dei libri. Solo un utente per volta può fare questa operazione. Quindi se pensiamo alla nostra macchinetta che permette di fare il checkout dei libri,
è ovvio che può essere usata da una persona sola per volta. Questo è un caso abbastanza comune per dei piccoli dispositivi, anche se non in assoluto. Pensate soltanto alle bilance dei supermercati. In quei casi è possibile che la stessa bilancia venga usata contemporaneamente da più operatori diversi e quindi mantenga più conti separati. Quindi non è sempre detto, anche se avviene nella maggior parte dei casi, che dei sistemi embedded ben definiti servono un utente solo per volta. L'utente, l'attore primario è l'utente, che diventa in realtà un membro registrato alla biblioteca una volta che si autentica. Scenario principale. L'utente chiede al sistema di fare il checkout. Vi faccio notare che l'intenzione è questa. Il fatto che scelga tra una serie di opzioni fornite dal sistema, lo segnali in qualche altro modo, è un dettaglio che io non voglio riportare in questa fase, perché è un dettaglio di come io andrò a disegnare, a progettare l'interfaccia utente. L'utente si identifica presso il sistema. Io lì l'ho messo sottolineato perché deve essere letto come fosse un hyperlink a un altro caso d'uso di livello subfunction in cui viene spiegato come avviene l'autenticazione. Lo potete fare, potete scrivere i casi d'uso ad esempio in Word e mettere degli hyperlink da un caso d'uso all'altro, lo potete scrivere in una pagina HTML, in più pagine HTML, come preferite. Poi il passo 3 viene ripetuto per ogni libro che deve essere segnato. Il passo 3 dice: il membro della biblioteca registra i libri presso il sistema. Anche questo è sottolineato perché non vado a descrivere qua il dettaglio di come faccio il checkout. Verrà descritto in un caso d'uso di livello subfunction separato. L'operazione di registrazione dei libri potrebbe essere abbastanza complicata, avere varie estensioni. Se io la mettessi direttamente qui, andrei a descrivere dei dettagli troppo fini che ridurrebbero pesantemente la leggibilità di questo caso d'uso. Invece scritto così mantengo un livello abbastanza elevato e ho la possibilità con colpo d'occhio in 5 passi di vedere cosa avviene. I dettagli di come poi viene fatto un passo, se è molto rilevante e dettagliato, saranno descritti in un caso d'uso livello inferiore è più dettagliato. Il passo 4 è poi il membro della biblioteca indica il sistema che ha finito e il sistema registra i libri come in prestito, chiede alla stampante di stampare una ricevuta per la sessione di registrazione e si mette in uno stato per poter ricevere il prossimo utente. Vedete che in questo ultimo passo 5 io ho una serie di azioni, request, request e hold, quindi ha tre diverse azioni, tutte svolte dal sistema, però tre azioni sono tutto sommato ragionevoli. Io in 4 righe ho scritto tutto. Se le azioni invece di essere 3 fossero state 30, a questo punto non avrebbe più avuto senso scrivere tutte in un unico passo e sarebbe stato troppo complicato. Avrei probabilmente creato un altro caso d'uso oppure avrei dovuto spezzare in più passi. Sono due passi logicamente diversi che indicano un progresso. Ad esempio,
il puts itself in a state to receive the next user potrebbe essere un passo successivo, perché ragionevolmente è un passo avanti nel processo seguito dal sistema. Quindi io indico con un nuovo passo il fatto che avanzo, faccio un progresso nella mia procedura. Le estensioni, vabbè, ne vediamo qualcuna, ad esempio 3A, il sistema informa il membro che ha raggiunto il numero massimo di libri che possono essere presi a prestito. Il caso d'uso a questo punto continua al passo 4, in cui proseguo con la procedura e non registro più altri libri. Posso anche indicare con questo simbolo di parallelo, 3 parallelo A, qualcosa che non avviene esattamente in alternativa al passo che sto descrivendo, il 3 in questo caso, ma avviene in parallelo. Per cui, ad esempio, il membro richiede al sistema di rimuovere un libro tra quelli che ha già registrato. Quindi in realtà non è che faccio un qualcosa di diverso, rappresento un evento o un fallimento di quel passo, ma descrivo qualcosa che avviene in parallelo. E in questo caso si innesta un sotto caso d'uso. Quindi non è una condizione che mi porta a un fallimento, ma è un qualcosa che parte in parallelo. Posso anche andare a indicare che una certa condizione avviene non in un passo solo, ma in più passi. E quindi, ad esempio, metto 3 e 4 a indicare che la member request system to cancel checkout può avvenire sia al passo 3 che al passo 4. Ecco, una struttura che noi utilizziamo molto nei casi d'uso è l'inclusione. Quindi io molto spesso in un caso d'uso ne includo uno di livello inferiore. Questo avviene soprattutto a livello di user goal, in cui io vado a includere un caso d'uso di livello subfunction per descrivere una procedura più dettagliata. È come se fosse una chiamata a funzione o a routine. Mantengo la descrizione del mio caso d'uso a un livello alto, senza entrare con i dettagli, e descrivo i dettagli di un passo, un sotto goal, in un caso d'uso separato. Normalmente i livelli sono 3. Abbiamo il summary, che è quello di alto livello, user goal, e poi posso avere subfunction. Se ho la necessità di scendere ulteriormente di livello, vuol dire che ho sbagliato qualcosa nell'identificare i miei obiettivi e sottoobiettivi. Quindi a partire dal caso d'uso user goal posso scendere di livello nel subfunction, ma non devo scendere ulteriormente, altrimenti vuol dire che sono stato troppo di alto livello, oppure che sto descrivendo dei dettagli troppo minimi. Quindi, in generale, la procedura qual è? Innanzitutto devo capire qual è lo scope del mio sistema. Cos'è dentro e cos'è fuori. Devo capire quali sono gli attori. Un buon punto di partenza sono gli stakeholder, che probabilmente avrò già identificato nella parte iniziale dei miei requisiti del sistema. Devo capire quali sono gli obiettivi di questi attori
Poi posso andare a scrivere quello che è un brief del caso d'uso. Due o tre frasi, il limite massimo è 6 frasi, se il caso d'uso è abbastanza complicato. A questo punto, una volta che ho chiare le idee, posso, se ho un cliente, andare a verificare con lui e poi procedere nel descrivere quello che è il caso di successo principale. La linea guida è che il main success scenario dovrebbe racchiudere dai 3 ai 9 passi. Se ne ho di meno, probabilmente il caso d'uso è irrilevante. Se ne ho di più, o ho sbagliato il livello del goal, quindi ho messo un goal troppo ampio, oppure sto descrivendo troppi dettagli. Quindi alcuni dettagli magari devono essere messi in un altro caso d'uso di livello inferiore. Ripeto, l'obiettivo del caso d'uso è essere uno strumento di comunicazione, quindi trasmetta un'informazione in maniera facile da recepire. Se io faccio un caso d'uso che è una sbrodolata su più pagine, l'efficacia della comunicazione non esiste più. Quindi devo trovare un giusto compromesso tra quelli che sono i dettagli che voglio raccontare e l'efficacia della mia. Una volta che ho fatto il main success scenario, diciamo che sono a metà dell'opera, a questo punto posso andare a identificare quali sono le condizioni di failure. Che cosa può andare storto o diversamente da quello previsto nel main success scenario? Faccio la mia lista a fondo e ottengo una serie di estensioni. Le extension poi devono essere completate andando a dire come io gestisco questi casi anomali. Io, come il sistema, dovrà gestire questi casi anomali. Alcune warning. Gli use case da soli non sono, non escludono, non fanno tutto un documento di requisiti, quindi ne sono una parte, la parte funzionale. I casi d'uso dovrebbero essere complementati da un glossario, perché comunque c'è una terminologia di base da tenere, però se pensiamo alla struttura classica di un documento di requisiti c'è sempre una serie di glossario, definizione di termini, e dovrebbe esserci qualche modello concettuale di riferimento, quindi quali sono i concetti principali e le loro relazioni. Un modo per farlo, ad esempio, è fare un diagramma delle classi, diagramma delle classi dei concetti utente, non diagramma delle classi di quello che io vado a implementare. Attenzione a non confondere, io qui sto facendo descrizione dei requisiti. I casi di uso non dovrebbero includere dettagli sull'interfaccia utente, perché l'interfaccia utente è oggetto della progettazione. Può essere talvolta utile, a fianco ai casi d'uso, associare, una volta che il caso d'uso è definito, associare un mock-up, uno schizzo di quella che potrebbe essere l'interfaccia utente. Questo nell'ottica di dare un'idea al cliente di cosa si tratta. Ma nella descrizione del caso d'uso io non vado mai a parlare di elementi dell'interfaccia utente. Questo sarebbe un errore. Errori tipici. Allora, avete scritto i vostri casi d'uso, a questo punto bisogna capire se vanno bene o no.
Il primo errore che possiamo aver commesso è non aver identificato bene i limiti del nostro sistema, cos'è dentro e cos'è fuori. Però se abbiamo fatto il giochino di feature in e out, questo dovrebbe essere risolto. Prendere il punto di vista del sistema oppure dell'attore. No, il caso d'uso deve essere scritto da un punto di vista terzo. Usare dei nomi di attori che non siano consistenti tra loro, coerenti. Avere un caso d'uso in cui sono coinvolti una marea di attori. Di fare una ragnatela con un caso d'uso centrale e tutti gli attori attorno. Questo potrebbe tanto quanto essere, avere un senso se il caso d'uso è un caso d'uso di livello summary, in cui ho più attori coinvolti, ma ragionevolmente in un caso d'uso di livello user goal ho un attore, più eventualmente un attore di supporto o due nei casi eccezionali, ma di solito ne ho uno, che è l'attore primario. Se ho molti attori coinvolti in un caso d'uso a livello di user goal, probabilmente non sto descrivendo un caso d'uso, ma sto descrivendo un processo aziendale. E a questo punto probabilmente non sto usando lo strumento adatto. Descrizione troppo lunga. Abbiamo detto che il limite dovrebbe essere da 3 a 9 passi. Ecco, se sbrodolo troppo, vuol dire che non va bene. Descrivo nel mio main success scenario, ad esempio, una logica condizionale. Quindi se l'autenticazione ha successo, no, ricordatevi che il main success scenario descrive uno scenario di successo e basta. Oppure cerco di scrivere un algoritmo complesso. Okay? I casi d'uso non vanno assolutamente bene per andare a descrivere un algoritmo. Se avete bisogno di descrivere un algoritmo nelle specifiche del vostro sistema, non è così frequente ma potrebbe succedere, non utilizzate i casi d'uso, ma utilizzate qualche altra notazione. Mettete un attore che non è che sia esattamente quello che dovrebbe partecipare al caso d'uso. L'attore primario è quello che ha un obiettivo e mettete un attore di supporto se quello ha un ruolo funzionale a raggiungere l'obiettivo. Gli osservatori esterni non devono essere messi dentro il caso d'uso. Un altro tipico errore è scrivere qualcosa che non sia compreso dal nostro cliente. La terminologia che io uso nel mio caso d'uso dovrebbe essere comprensibile da chi mi ha chiesto il sistema. Posso avere dei casi d'uso senza fine, qui ripeto qualche condizione per sempre, oppure vado a descrivere invece di un caso d'uso, una sequenza di interazioni, un dialogo, tipo sceneggiatura di un film. L'attore dice questo, il sistema dice questo, l'attore dice quest'altro, il sistema replica con quest'altro, l'attore allora dice questo, eccetera. Se scendo a questo livello di dettaglio, a parte che il caso d'uso diventa troppo lungo, perché 9 battute sono troppo poche per andare a descrivere una scena, rischio di andare a vincolare troppo nel sistema, anche perché ricordatevi che se io metto una serie di passi in sequenza vuol dire che prima faccio uno e poi l'altro, mentre invece ragionevolmente se scriviamo un'interfaccia utente l'attore può decidere di mettere prima i dati in un campo e poi nell'altro o viceversa, quindi questo ordine di solito non è
non è una cosa che va bene, quindi è un vincolo aggiuntivo da evitare. Oppure è fragile, nel senso che al minimo cambiamento, modifica che io voglio fare al mio sistema, oppure il cliente che cambia idea, salta tutto la validità del mio caso d'uso. Quindi attenzione, c'è azioni fatte dall'uno o dall'altro, descritti come intenzioni, e non devo andare a scendere nel dettaglio di descrivere una serie di dialoghi tra l'attore e il sistema. Io credo che voi abbiate già visto i casi, i diagrammi di caso d'uso nei corsi precedenti, quindi non vi dico nulla, semplicemente vi dico di usare soltanto le caratteristiche essenziali, cioè l'attore, il caso d'uso, il link, e se vi risulta utile andare a indicare l'inclusione. Quindi può essere utile andare a dire che un caso d'uso di livello user goal include un caso d'uso di livello subfunction, o un caso d'uso di livello summary include uno o più casi d'uso di livello user goal. E questo lo posso rappresentare. La generalizzazione tra i casi d'uso, che pure è possibile, da evitare. La generalizzazione tra gli attori può essere utile, e non è così comune, ma può essere utile, quindi un utente generico, un utente autenticato, ad esempio, attenzione a leggere nel modo giusto. L'attore più generico è l'utente generico senza particolari attributi. L'attore più specifico è quello che ha attributi aggiuntivi, ad esempio l'attore autenticato. Quindi va bene la generalizzazione tra attori, ma evitate la generalizzazione tra casi d'uso, perché crea esclusivamente confusione. Come pure l'estensione, che è decisamente difficile da descrivere, e di solito porta a commettere errori. Okay. Bibliografia. Buona parte del materiale che vi ho presentato arriva da questi due libri. Il primo è Writing Effective Use Cases di Alistair Coburn, e l'altro è Your Mail Distilled. UMDST, per quanto riguarda il use case diagram, tutto il resto in writing effective use cases. Quindi se volete approfondire la scrittura dei casi d'uso, quello è un ottimo testo che vi consiglio. Direi che con questo